per fare la charlotte e i frutti di bosco ci serviranno 400 g di savoiardi, 3 uova, 125 g di zucchero, 750 ml di latte, 50 g di amido di mais, scorza di limone. Per la crema pasticcera, 500 ml di panna già zuccherata, 8 g di gelatina in fogli, 300 g di frutti di bosco, più o meno, acqua zuccherata per la bagna e zucchero a velo. La prima cosa che facciamo per fare la charlotte e frutti di bosco è preparare la crema pasticcera, quindi ho già messo il latte su un pentolino, aggiungo un pezzetto di scorza di limone e lo faccio scaldare sul fuoco. Poi in un altro pentolino rompo le uova. Inizio a sbattere con una frusta, aggiungo anche lo zucchero e l'amido di mais. E appena il latte è caldo, tolgo la buccia di limone e lo verso a filo sulle uova. Portiamo il pentolino sul fuoco e facciamo addensare la crema sempre mescolando. La crema è pronta, si è addensata. La porto via dal fuoco. La metto in una ciotola. Metto la pellicola a contatto con la crema così non fa la crosticina e la dobbiamo far raffreddare completamente. La crema pasticcera si è raffreddata. Ho montato della panna e ho messo a bagno della gelatina in fogli. Con lo sbattitore do un'ammorbidita alla crema pasticcera che un pochettino si è compattata e poi aggiungo metà della panna montata. Aggiungo la panna montata. E questa la utilizzeremo dopo mettendola in una sacca à poche per la decorazione. Mescolo. È l'ora della gelatina in fogli che si è ammorbidita. La metto in un pentolino. Aggiungo 2 cucchiaini d'acqua. E la facciamo sciogliere sul fuoco. La butto direttamente calda sopra la crema e frullo subito. E ora la parte più divertente, assembliamo la charlotte. Mi sono preparata un anello di uno stampo a cerniera del diametro di 24 cm e lo appoggio sul piatto da portata. Ho preparato anche i frutti di bosco e la bagna, che è una semplice acqua zuccherata. Se la torta è per gli adulti, aggiungete un goccino di limoncello alla bagna. Per prima cosa spuntiamo i savoiardi e formiamo l'anello interno, perché i savoiardi sono arrotondati e quindi non gembiana, cioè come li appoggiamo poi ci cascano. Togliete più o meno un dito. Il trucchetto è tagliare leggermente inclinato, così il savoiardo si appoggia sull'anello e non casca. Mi raccomando, ricordatevi la parte con gli zuccherini, mettiamola fuori così la charlotte è più carina. Abbiamo già fatto la corona intorno con i savoiardi, ne mettiamo qualcuno anche sul fondo. Usiamo anche i culetti che erano avanzati per riempire gli spazi che sono rimasti scoperti. Ora con la bagna di acqua e zucchero inzuppiamo leggermente solo la base. È arrivato il momento della crema, quindi ne versiamo una metà all'interno della charlotte. La livelliamo per bene e mettiamo un bello strato di frutti di bosco. Buttiamoli giù a casaccio, cioè come capita capita, tanto qua non li vede nessuno. Mettiamo sopra un altro strato di savoiardi. Ancora un po' di bagna. E sopra il resto della crema. E livelliamo per bene. Ho messo la panna montata che avevo tenuto da parte in una sacca à poche con una punta a stella. E adesso facciamo tutti i ciuffetti per decorare la nostra charlotte. Prendiamo i frutti di bosco e riempiamo tutta la parte centrale. Per una versione più croccante aggiungete la granella di nocciole ai frutti di bosco.
Direi che così è perfetta. Ora la torta deve riposare almeno un paio d'ore in frigorifero prima di togliere lo stampo e io vado fuori a farmi una bella passeggiata e raccolgo anche due fiori che mi serviranno per la decorazione. È primavera! La Charlotte ha riposato in frigo, adesso finiamo di decorarla. Ho scelto un bel nastrino di colore verde che mi richiama il piatto e lo mettiamo tutto intorno alla torta. Due fiorellini intorno e il giallo ci sta benissimo, che fa molto primavera. Una bella spolverata di zucchero a velo sopra i frutti di bosco che fa l'effetto brina. Bella e bella sta Charlotte. Amo, la dovrei assaggiare. Però a me mi dispiace romperla perché è troppo caruccia. Facciamo una cosa, fatela voi e mi fate sapere se è buona, ok? L'ho fatto in casa per voi. Per fare la Charlotte e i frutti di bosco partiamo dalla crema pasticcera. Scaldiamo il latte con una scorzetta di limone. Intanto sbattiamo le uova con lo zucchero e amido di mais. Aggiungiamo a filo il latte caldo e portiamo sul fuoco per addensare la crema. La lasciamo raffreddare in una ciotola coperta da pellicola. Alla crema fredda uniamo metà della panna che abbiamo montato. Dopo aver ammorbito la gelatina in fogli, la facciamo sciogliere sul fuoco con due cucchiaini d'acqua e incorporiamo la crema. Puntiamo i savoiardi e posizioniamoli in piedi lungo il bordo dell'anello. Rivestiamo anche il fondo senza lasciare buchi e bagniamo con acqua e zucchero. Versiamo metà della crema pasticcera, la livelliamo e aggiungiamo i frutti di bosco. Facciamo un altro strato di savoiardi, mettiamo la bagna e farciamo con la crema rimasta. Per decorare, creiamo dei ciuffetti di panna montata con la sac à poche e aggiungiamo tanti frutti di bosco al centro. Dopo averla fatta riposare 2 ore in frigorifero, togliamo lo stampo, ultimiamo con un nastrino, fiorellini e una spolverata di zucchero a velo.